Eccoci tornati in diretta. Dunque, come abbiamo anticipato nella prima parte del nostro programma, la stagione estiva è una stagione in cui si favorisce l'incontro, la riflessione su tante tematiche utili alla società. E questa mattina vogliamo parlare di un appuntamento importante perché siamo collegati con Federica Bianchi, referente di Libera per la Regione Puglia, e con Federica vogliamo parlare dei campi di impegno e formazione sui beni confiscati alle mafie. Innanzitutto, buongiorno e bentrovata Federica e grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutte, grazie a voi in realtà per di questo invito per parlare appunto di questa esperienza, che è un'esperienza molto ricca e bella, ecco. Allora, Federica, io partirei proprio dall'inizio, ecco, con lo spiegare ai nostri amici telespettatori di cosa stiamo parlando, perché da giugno ad ottobre sono coinvolte, pensate, 80 località con oltre 150 esperienze in tutta Italia. Noi in questa nostra breve chiacchierata ci concentreremo sulla piccola, tra virgolette, Regione Puglia, che vedrà attivi 9 campi estivi da Cerignola a Mesagne, Corato, Polignano a Mare. Ecco, ti chiederei di spiegarci il senso dell'iniziativa e poi ovviamente a chi è rivolta. Sì, allora il senso dell'iniziativa è quella di far passare ai ragazzi e alle ragazze che scelgono di partecipare una settimana delle loro vacanze, che è una settimana dedicata all'impegno, alla conoscenza di tematiche anche nuove, differenti, dell'incontro con tanti esperti, persone che in qualche modo combattono, hanno combattuto la mafia e creare con loro questa idea di rete, questa idea di comunità. Come insomma si capisce già dalle mie parole, questi campi sono rivolti soprattutto ai nostri ragazzi e ragazze. Ci sono campi diretti ai minorenni, ci sono campi invece per i ragazzi maggiorenni e ci sono, pensate, anche campi rivolti alle famiglie, cioè le famiglie possono, un intero nucleo familiare può partecipare insieme, può fare questa esperienza insieme, che è un'esperienza, di crescita ma anche di condivisione. In tutti i campi che tu hai brevemente illustrato e nominato, si possono fare attività diverse. In linea di massima, la mattina, il campo, è impostato, con una serie di lavori agricoli o comunque di ripristino del bene, di messa a nuovo, ecco, del bene, di ridare bellezza ad un bene, mentre il pomeriggio ci sono appunto tutti questi incontri di cui accennavo prima con familiari di vittime delle mafie, con magistrati, con giornalisti che sul territorio si occupano di queste tematiche, con i volontari di Libera che raccontano un territorio. La cosa che dà ancora più valore a questo impegno e a queste settimane è il fatto che questi campi si tengono sui beni confiscati alle mafie, cioè dei beni, la maggior parte sono terreni agricoli, ma non solo, che prima appartenevano ai mafiosi delle nostre città, alla mafia che abita le nostre città e che invece sono stati confiscati dall'autorità giudiziaria, prima sequestrati e poi c'è stato un provvedimento di confisca, il che vuol dire che sono stati tolti dalle mani dei mafiosi e quindi da beni individuali. Sono beni che vengono restituiti alla collettività, e cioè a ciascuno di noi. E su questi Sì. beni, appunto, ci sono delle cooperative, magari di giovani, che lavorano, che danno lavoro pulito, che creano bellezza ed economia su un territorio, e i ragazzi e le ragazze potranno andare lì e toccare con mano tutto questo. Ecco, se potessimo condensare in due parole il senso di questa iniziativa, direi formazione e protagonismo, perché poi tante volte il semplice tagliare l'erba di una viola comunale è un impegno attivo che richiede anche una formazione, perché essere formati su quelle che sono tante volte le brutture che purtroppo coinvolgono il nostro territorio, ecco, ci fa percepire l'importanza magari di un semplice gesto, quale può essere lo sfalcio dell'erba della viola comunale che magari non viene attenzionata dalle amministrazioni. Allora, Federica, vorrei chiederti con quale spirito i ragazzi si approcciano, perché io presumo che ci sia un prima e un dopo questi campi di formazione. Ecco, ti chiederei di farci capire
qual è la svolta che avviene all'interno anche della vita, ecco, non per essere diciamo trionfalista, ma comunque per far percepire l'importanza di un impegno civico così importante? Ma tendenzialmente i ragazzi vengono e all'inizio sono un po' inconsapevoli, se vogliamo, nel senso che scelgono di fare questa esperienza, che comunque è una scelta importante. Pensiamo soprattutto alle fasce, di età delle scuole superiori, insomma, dove i ragazzi scelgono comunque di dedicare, una parte delle loro vacanze a un qualcosa che comunque sa già di impegno. Però c'è un po', ecco così, anche di voglia di fare un'esperienza diversa, ma a volte non una piena consapevolezza. E quando invece vanno via, i ragazzi sicuramente sono cambiati, nel senso che imparano a conoscere che la mafia in primo luogo non è un qualcosa relegato alle regioni del Sud Italia o magari alla Sicilia, ma è un qualcosa che purtroppo esiste in tutta la nostra penisola. Basti pensare che ora state facendo scorrere il sito, ci sono tra questi campi anche campi che si tengono nel Milanese o a Bologna, insomma, quindi non è un qualcosa che riguarda solo la Puglia o la Sicilia. E quindi i ragazzi imparano a conoscere anche la complessità dei fenomeni mafiosi, imparano però di contro anche a capire come combattere le mafie e quello che ciascuno di noi, senza che nessuno debba essere eroe, deve fare per il contrasto alle mafie. Quindi vanno via con una consapevolezza che la lotta alla mafia è un qualcosa che ci riguarda tutti, non riguarda solo i magistrati, le forze dell'ordine o chi sceglie di fare quel tipo di lavoro, ma riguarda ciascuno di noi nel proprio piccolo. E vanno via anche con un'esperienza, con un bagaglio di esperienza che insegna loro anche a fare rete, ad essere comunità. E questa penso che sia una delle, ecco, ricchezze più belle che i ragazzi portano fuori. Imparano che le mafie creano brutture, che le mafie tolgono libertà, che le mafie tolgono bellezza e che invece battersi per la giustizia, battersi per contrastare la mafia significa di contro liberarla, quella bellezza significa colorare i nostri territori, restituire libertà, restituire anche economia e sviluppo ai territori dove le mafie ci sono. E quindi i ragazzi che poi sono in cerca, ecco, anche di esempi positivi vanno via con grande entusiasmo e questo devo dire che ricarica molto anche noi che sui territori ci impegniamo costantemente, perché vedere la voglia di riscatto, di cambiamento di quei ragazzi è un qualcosa che restituisce forse molto di più a noi che a loro in certi momenti. Certo, stiamo vedendo, abbiamo visto anzi delle immagini relative ai campi degli anni passati, insomma, tratti dal sito di Libera, e vediamo anche, questo lo faccio anche con un po' di campanilismo, permettimelo Federica, che la nostra terra di Puglia, diciamo, da questo punto di vista, anche per le bellezze naturali di cui è circondata, ecco, ha un di più anche per quanto riguarda queste tematiche così, così importanti. L'ultima domanda che vorrei farti, ovviamente, oltre a essere la richiesta di un appello, ecco, anche di un messaggio da lanciare ai giovani che magari ci stanno seguendo, che sono impegnati in questa lotta contro la mafia che deve coinvolgere tutti indistintamente, e quello, vorrei chiederti anche qual è l'impegno delle istituzioni da questo punto di vista, perché noi non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Tante volte assistiamo ad un silenzio delle istituzioni che può essere complice o non complice delle attività mafiose, ma che è importante per restituire un senso ancora più forte alle attività che voi fate ogni giorno. Beh sì, questa è una domanda che ti ringrazio per avermi fatto, ma che di contro richiederebbe molto tempo. In Certo. sostanza, noi lo diciamo sempre, noi siamo da pungolo alle istituzioni quando le istituzioni non fanno il loro dovere e purtroppo questa nostra regione ha esempi anche negativi da questo punto di vista, ma di contro invece ci sono amministrazioni che fanno quello che è il loro dovere per il bene dei cittadini, per la giustizia sociale, che significa lavoro, che significa economia, che significa educazione, tutto questo significa una lotta antimafia. Ci sono istituzioni che lo fanno e che
sentono che fare politica significa in sostanza essere al servizio per il bene comune e ci sono invece istituzioni che non lo fanno. E quindi in questo caso l'impegno nostro, l'impegno dei volontari e dei presidi di Libera è proprio essere lì, chiedere conto, a chi non fa quello che dovrebbe fare di dovere e invece collaborare con chi fa quello che deve. Questo proviamo anche a insegnare ai ragazzi che quando tornano nei loro territori devono essere in grado, di stare attenti, ecco, anche a quello che avviene e quindi di chiedere quando non viene dato ciò che dovrebbe essere fatto e dato, e quindi di stare con gli occhi vigili e attenti, e invece di stare vicini a quelle amministrazioni che fanno tanto e che anche a volte con difficoltà ecco, fanno nel nostro territorio. Basti pensare anche che nella provincia foggiana ci sono Certo. degli amministratori sotto tiro, insomma, minacciati dalla mafia per quello che hanno fatto o stanno facendo, quindi delle esperienze positive sicuramente le abbiamo. L'appello invece chiaramente a tutti i ragazzi a buttarsi in questa esperienza, a lanciarsi, soprattutto lo dico a chi non si è mai interessato di mafia o di antimafia, quindi oltre a quelli che già sono impegnati, ma soprattutto a quelli che non lo sono, soprattutto a quelli che non sanno se nel loro territorio c'è la mafia, soprattutto a quelli che pensano che magari la mafia sia un problema che riguarda solo qualcuno, solo gli adulti o solo alcuni territori. Ecco, invece l'invito è a venire con noi, fare questa esperienza che prima l'ho dimenticato, ma è anche un'esperienza di divertimento, Certo, nel senso infatti. che poi comunque andiamo anche al mare, facciamo vedere le bellezze di un territorio. Quindi è un'esperienza davvero a 360 gradi che mette insieme impegno, bellezza, divertimento, perché come diceva Mauro Rostagni, una vittima innocente della mafia, la lotta alla mafia è gioia di vivere. E allora noi con questi campi vogliamo fare proprio questo, tirare fuori questa gioia di vivere in primis da noi stessi e poi anche dai territori dove i campi si tengono. Quindi l'invito è a tutti, minorenni, maggiorenni, ci sono i campi anche per i gruppi organizzati, quindi per esempio un gruppo di scout che deve fare la sua esperienza può partecipare, l'intero gruppo può partecipare ad un campo che è dedicato appunto ai gruppi oppure, come dicevo, anche alle famiglie o agli adulti, quindi ce n'è davvero per tutti i gusti. Gusti. Ok, allora Federica, io faccio un brevissimo recap perché siamo in chiusura. 16 regioni italiane coinvolte, 80 le località, 3.000 i posti disponibili, più di 150 esperienze in tutta Italia da giugno ad ottobre. Per focalizzarci un po' sulla Regione Puglia, che questa mattina abbiamo voluto un po' in qualche maniera mettere sott'occhio, 10-15 luglio il primo campo Polignano a Mare, 10-16 luglio Cerignola, 17-23 luglio Cerignola, 24-30 luglio Valenzano e 31 luglio, 6 agosto Corato. Spero di non averne dimenticato di averli detti tutti. In ogni... Abbiamo Dimmi, vai. dimenticato San Vito dei San Normanni e Vito dei Saimagna. Normanni. Ok, perfetto. Quindi per fare un breve riassunto, se volete, andate sul sito di Libera, scrivete una mail a info@stateliberi.it oppure c'è la pagina Facebook, basta digitare nella barra di ricerca Estate Liberi e trovate tutte le informazioni. Federica, io ti ringrazio davvero di cuore per essere stata con noi e buon lavoro, buon divertimento anche in vista di questi campi. Grazie a voi, vi aspettiamo sui campi però, di modo Benissimo. che poi possiamo vedere a tutti quello che facciamo, non dalle mie parole ma dalle immagini che parlano di più. Grazie. Grazie davvero, buona Grazie. giornata. Grazie Federica, buona giornata a te. Ringraziamo Federica Bianchi, referente di Libera per la Puglia. Noi ci fermiamo per la pubblicità adesso.